io sono qui tutta in pigiamaca con il mio bimbo, stiamo giocando. Oggi è venerdì 11 agosto e io sono a casa perché la mia azienda è chiusa e volevo farvi il video sul postparto. Non volevo farvi un video così, tipo vlog, ma sono obbligata con lui, se no il video non ve lo giro mai. E quindi mentre gioco con il mio bimbo, giustamente, che vuole le mie attenzioni, vi parlo un po' del mio postparto. Quindi se ogni tanto non mi vedete proprio concentrata, mi vedete un po' distratta, è perché un occhio lo do lì e un occhio lo do qua. Allora ragazze, dai, via vicino. Vieni qua amore mio, parliamo del nostro postparto mamma? Che dici? Ah. Vieni, vieni che parliamo del postparto, vieni. Allora, come vi dicevo nel video del parto, per chi non l'avesse visto vi rimando al video, di qua o di qua, non mi ricordo mai dove va, di qua o di là mamma, dove va? Non ci ricordiamo. Comunque, vi rimando al video del mio parto, dell'esperienza del mio parto, così magari capite anche meglio. Allora, io ho avuto un taglio cesareo d'urgenza, il mio bimbo è nato il 30 novembre del 2016, alle 10.34 del mattino, era un mercoledì. E, allora, che dire, una volta che mi hanno praticato il taglio e una volta che mi hanno portato in stanza, ero sotto effetto ancora dell'anestesia, mi hanno fatto la spinale, non quella totale, ero ancora sotto effetto dell'anestesia e penso che mi abbiano dato anche della morfina per i dolori, e quindi l'unica cosa che sentivo era l'utero che si contraeva e lo sentivo parecchio e non posso dire che era proprio dolore, ma era parecchio parecchio fastidioso. Questo fino a tutto il giorno e tutta la notte. La prima notte in ospedale, nel mio ospedale, lasciano una persona accanto a te. Io ho scelto di far restare mia mamma perché mio marito era 3 giorni che stava lì con me, notte e giorno, e aveva secondo me bisogno di riposarsi, e poi ragazze, doveva fare tutto lui. Quindi non è che mi fidavo parecchio, e allora ho preferito far stare la mia mamma perché ha cresciuto me, ha cresciuto mio fratello, voglio dire, che fai? Cioè, chi meglio di lei? E poi la mamma è sempre la mamma. Io avevo proprio bisogno di mia madre in quel periodo, quindi ho scelto di far stare mia madre. Mia mamma tutta la notte si è occupata del bimbo, io praticamente lo allattavo solo... Io praticamente gli davo solo il latte, lo nutrivo, poi per il resto non ho fatto nulla, anche perché non mi potevo alzare. Quando fai il taglio cesareo, il primo giorno, almeno nel mio ospedale è stato così, non ti fanno alzare, tieni amore, mangia questo per i dentini, non ti fanno alzare, quindi è rimasta mia mamma che ha badato a lui. Poi il secondo giorno, la seconda notte, non fanno stare nessuno, perché tutto il giorno dopo è rimasta comunque, è venuta mia suocera con mio marito, ma perché mia mamma giustamente è andata a dormire, la notte dopo non fanno stare nessuno, non fanno rimanere nessuno, quindi bella tosta, perché praticamente ti devi alzare tu tutte le volte che piange, devi badare il tuo bambino, e credetemi ragazze, con un taglio cesareo, almeno per me, non è stato affatto facile. Mi sentivo tutte le volte che mi alzavo dal letto, mi sentivo proprio strappare i muscoli interni e mi mancava il fiato tutte le volte che mi alzavo, anche se il giorno prima, le infermiere mi hanno aiutato ad alzarmi, a camminare un pochino, a riprendere un attimino, a tirarmi su con più scioltezza, poi mi hanno tolto il catetere, quindi mi dovevo alzare comunque per fare la pipì. Vai, vai a giocare. Oh, mia. E quindi bene o male loro mi hanno dato una mano, anche se utilizzavo la pancera, comunque non è che mi desse tutto questo aiuto immenso. È vero che serve tantissimo, perché con la pancera vi sentite tutte compresse, tutte, non lo so, avvolte, quindi i movimenti mi risultavano più facili con la pancera.
Ma comunque il dolore lo sentivo lo stesso, quindi voglio dire, è vero che senza quella tantissime volte non mi sarei neanche alzata, però è pur vero che non mi serviva per non farmi sentire dolore, quello sì. Mi agevolava un po' nei movimenti perché avevo meno paura, ma comunque il dolore lo sentivo lo stesso. Così è stato fino al terzo quarto giorno che sono stata in ospedale. Terzo giorno, perché dopo il parto sono rimasta 3 giorni, sì. A casa, una volta a casa, io sono rientrata con mio figlio. Scusate, vieni qua. Eccoci qua. Io sono rientrata con mio figlio e mia mamma e mio papà a casa il primo giorno, perché mio marito lavorava e non ha potuto più chiedere giorni, e quindi il primo giorno a casa l'ho passato con mia mamma, mio papà e mio nanetto fino alle 2:30, alle 3 poi è arrivato mio marito. E ragazze mie, il primo giorno a casa per me è stato un trauma. Perché? Prima cosa, vabbè, per i dolori, anzi, forse il fatto principale è proprio quello. Avevo troppo male, non riuscivo a sdraiarmi, non riuscivo a sedermi, non riuscivo ad alzarmi. Una volta seduta, il pensiero di dovermi rialzare, ragazze, era una cosa atroce per me. Vieni qui! Vieni qui! Infatti, più che altro, stavo praticamente in piedi quasi tutto il giorno, vi sembrerà strano, ma... Vi sembrerà strano, ma con tutti i dolori preferivo stare in piedi, perché una volta seduta e una volta sdraiata non... Non sarei più riuscita a rialzarmi praticamente, che poi ti alzi comunque, ma senti il dolore che ti parte dalla pancia e ti arriva fino al cervello. Almeno per me è stato così. E poi mio marito lavorava, mia mamma lavorava, mio padre lavorava, io non avevo nessuno che mi poteva aiutare durante la giornata. Quindi alzati, rimettiti giù, dorme, non dorme, deve mangiare. Per me è stato traumatico. E devo dire che all'inizio non me lo sono goduto affatto il bambino. Non mi sono goduta il fatto di essere diventata mamma, non mi sono goduta niente, perché il dolore mi ha annientata. Cioè, non solo il dolore, proprio la paura del dolore, perché poi una volta in piedi io il male non lo sentivo, bastava che non facessi movimenti strani, questo sì, e non sentivo nulla, ma quando poi mi sedevo, mi sdraiavo ed era ora di rialzarsi, per me era una coltellata alla pancia, ecco, esattamente così, una coltellata alla pancia, questo è il dolore che si sente quando ti alzi. Poi i punti tirano tantissimo. I punti tirano un botto, ragazze, a me ha fatto malissimo, cioè io quei punti li sentivo, a me come hanno usato le graffette. Io le sentivo, poi devi medicarti la ferita, anche questa cosa, a me faceva senso. Io facevo venire mia cugina che è un'infermiera, me la medicava lei, perché a me faceva davvero senso, cioè vedere la mia pancia tagliata a metà con queste graffette. Non lo so, a me faceva senso, devo essere sincera. E il dolore è durato così intenso per una decina di giorni. Poi mi hanno tolto i punti, non ho sentito niente. Togliere i punti non fa assolutamente male. Quindi ragazze che dovete avere un cesareo per X motivi, avete paura del dopo, del togliere i punti, quello è il male minore. Cioè, io non ho sentito assolutamente niente, ma non senti veramente niente, anzi, e ragazze, dopo che vi tolgono i punti, io dopo che ho tolto i punti sono rinata, mamma mia, dopo che ho tolto i punti sono veramente, veramente rinata. Hai più sei più agevolato nei movimenti, riesci ad abbassarti meglio, non hai paura che qualcosa si strappi, perché quella è un po' la sensazione, no? Paura che ti si strappino via i punti. Non succede, per carità, però hai sempre paura. E quindi diciamo che questo qui è stato un po' il post cesareo, il post operazione. Per quanto riguarda invece il rientro a casa con il bimbo, allora, benissimo, perché comunque rientri a casa con quella creatura che hai sentito muovere nella pancia per 9 mesi, finalmente l'hai vista in faccia, finalmente l'hai conosciuto. Però
Per quanto riguarda me, proprio per quello che vi dicevo prima, i dolori del cesareo mi hanno talmente annientata, ma proprio buttata giù, KO, che io non sono riuscita a godermi mio figlio. E anzi, all'inizio, soprattutto la prima notte, ecco questo mi ricordo, la prima notte ci siamo messi a letto, io, mio marito e mio bambino nella sua culletta, io avevo la next to me, nella sua culletta ci siamo messi a letto, lui dormiva, e io finalmente ho detto, oh, finalmente mi sdraio, finalmente mi rilasso, e non so per quale stupidissima idea che avevo nella mente, pensavo di dormire tutta la notte, dimenticandomi che i bimbi, ma anche in ospedale lo faceva, ma non so perché ho avuto quel pensiero, i bimbi comunque si svegliano più volte durante la notte, vuoi per le coliche, vuoi perché si devono attaccare al seno. Lui prendeva il latte artificiale già da subito, poi vi farò un video a parte sull'allattamento se vi interessa, anche quello per me è stato un trauma, insomma tutto un trauma questo parto. E comunque lui prendeva il latte artificiale, quindi non lo attaccavo al seno, quindi mi dovevo comunque alzare e preparargli il latte, o io o mio marito, ma comunque tanto ti devi alzare, bene o male ti devi alzare, perché lui non vuole stare sdraiato tutto il tempo. Insomma, lui dopo un'oretta che io avevo preso proprio sonno pieno profondo, comincia a strillare come un pazzo. Lì mi è venuto il panico più totale, perché uno, non sapevo da dove dovevo cominciare. Sia io che mio marito eravamo inesperti, ovviamente, cioè tutti e due neogenitori, non abbiamo mai avuto un bambino piccolo, non sapevamo cosa andavamo incontro. Quindi, insomma, prendiamo questo bimbo in braccio, io mi alzo, ragazze, non vi dico quando mi alzo, gli strilli sono arrivati in cielo, mi alzo dal letto e gli do il latte, gli do il biberon, mio marito glielo prepara, io glielo do, lo cullo, perché poi va comunque anche cambiato, anche questo, mio marito, lui all'inizio non sapeva assolutamente cambiare il pannolino, quindi dovevo per forza alzarmi io, quindi mentre lui si alzava per fargli il latte, io gli cambiavo il pannolino, lo pulivo, lo portavo in bagno per lavare il pisellino, poi bisognava stare attenti al cordone, ecco il cordone ombelicale, io avevo una paura, se si può dire, fottutissima del cordone ombelicale. Lo medicavo il più spesso possibile e quindi anche di notte avevo sta fissa che io dovevo medicargli il cordone ombelicale. Mi faceva un po' senso, avevo sempre paura a toccare, ma avevo troppa paura, non vedevo l'ora che cadesse. E mi avevano detto in ospedale di farlo almeno 3 volte al giorno, ecco io penso che l'avrò fatto anche 5-6, anche di notte. E avevo paura e non volevo si bagnasse, non volevo, perché poi la pipì del bimbo a volte va a toccare il cotone, insomma, quella, come si chiama, la garzetta, ecco, la garzetta che lo avvolge, e quindi lui ovviamente era sempre bagnato, cioè la garzetta era quasi sempre bagnata, e quindi ero sempre lì a cambiargliela, a disinfettarlo, insomma, per me anche quello, tutte queste paure tutte insieme, avevo sempre paura di qualsiasi cosa, non sono riuscita a godermelo mio figlio, perché ero troppo spaventata su tutto, e poi stavo male. E insomma, la prima notte la passiamo così, tra poppate, cambio pannolini, cambio cordone, io che piango come una pazza, perché comunque mi dovevo abituare all'idea, e poi lui ha avuto un po' di colichine, e quindi dondolo a fargliele passare, io che morivo di sonno. Poi ragazze, io sono una persona che se non dorme, sclera. Cioè, mi toglietemi tutto, ma non toglietemi il sonno, neanche un quarto d'ora di sonno. Ecco, questa era Chiara prima di Marek. Chiara dopo Marek, io posso dirvi che mi sveglio alle 5:30 del mattino e vado a dormire direttamente alle 10:30 di sera, senza mai dormire tutto il giorno, come fanno tantissime donne, tantissime mamme, tantissime persone, non voglio sembrare un supereroe. Però per come ero fatta io, cioè se me l'avessero detto, mi avessero detto guarda che tanto tu diventerai così, io non ci avrei mai creduto, perché io ero una che andava a lavorare la mattina, magari facevo il turno del mattino, si svegliava alle 6, cioè no, pardon, mi svegliavo alle 4:30 per stare a lavoro alle 6, finivo alle 2, alle 3 del pomeriggio, tornavo a casa e mi facevo 3 ore di sonno, sempre, poi mi alzavo, pulivo la casa, facevo la spesa, insomma tutte le cose che fanno tutti, ma io ho sempre dormito il pomeriggio, ho il sonnellino mattutino, insomma, finito di lavorare, io sempre venuta a casa e mi sono messa a letto, cascasse il mondo, io ho sempre dormito di giorno, da quando, il sonno? Da quando lui, ragazze, boh, cioè, mai più riuscita a dormire come si deve e soprattutto
Non ne, cioè, ne sento il bisogno fisico, ma non mi pesa più come mi pesava prima. Assolutamente. Perché poi ti abitui ai suoi ritmi, alle sue comodità, al suo bisogno. Anzi, che poi loro diventano il nostro tutto, no? E quindi lui è la priorità su tutto e per lui questo ed altro. Quindi ciao ciao sonno, ciao ciao nanna. La nanna la fa solo lui, è vero? Comunque, i primi giorni con lui sono stati pesanti anche perché non... io stavo tanto a casa da sola ed eravamo io e lui, lui ed io. E non avendo una mano all'inizio, i primissimi giorni parlo, perché poi mio marito è andato in ferie natalizie e quindi è stato a casa ed è stato già tutto diverso. Ma comunque non avendo nessuno accanto, nessuno con cui sfogarti nel momento che ti viene la crisi, perché poi a me dopo passava, cioè il momento che il sonno mi passava la crisi, perché poi fondamentalmente il mio problema più grande era il sonno perduto, non mi rilassavo, oltre sempre voglio sottolineare al dolore del postparto, che per me, mi dispiace per chi deve fare il cesareo perché magari si spaventa anche, però io vi racconto la verità, la mia verità, per me il dolore del cesareo è stato pesante ragazze, cioè... è stato stremante, io stavo malissimo. Poi comunque hai sempre quella... ho avuto un po' come il pensiero che il bimbo me lo strappassero via dalla pancia. Avevo paurissima del parto naturale, cioè anzi io speravo di fare un cesareo a tutti i costi, perché avevo paura, cioè sono sincera, il parto naturale mi spaventava parecchio, volevo un cesareo a tutti i costi, infatti quando poi mi hanno detto facciamo un cesareo ero felicissima. Però vi devo dire che la sensazione di sentirsi togliere il bimbo dalla pancia un po' ti rimane, perché non è avvenuto in maniera naturale, anche se tu il cesareo lo vuoi con tutto il cuore, soprattutto in alcuni momenti, non so come dirvi, il fatto che comunque ve lo tolgono dalla pancia così all'improvviso, senza che lui sia neanche pronto, perché lui non era neanche sceso nel canale, mio figlio, nel canale del parto, quindi non ha affrontato nulla, non si è preparato al parto, questo intendo, come avviene in un parto naturale, e lui è stato strappato via, cioè magari lui stava dormendo, è stato disturbato, questa cosa qui a me mi è rimasta un po' impressa, non pensavo neanche che ci avrei mai pensato a questa cosa, invece sì, sì, perché comunque il tuo bimbo, comunque una mamma vuole sempre proteggere il proprio bambino, e allora pensi magari in quel momento lui veramente era lì tranquillo e io non sono stata capace di partorirlo in maniera naturale, quindi l'hanno disturbato, me l'hanno dovuto strappar via. Insomma, l'ho pensata un po' così, poi mi è passata anche quella, perché alla fine non è così. Però, ragazze, vi devo dire che è stata dura anche quella. Insomma, riassumendo un po' il tutto, post cesareo orribile, perché i dolori sono stati per me fortissimi per 10 giorni, poi non poter pulire casa. Mamma mia, io sono una fissata cronica con le pulizie, ma davvero, sono proprio fissata. Se mi sposti una mezza cosina da dove l'ho messa io, mi incavolo come una bestia, perché a casa mia deve essere tutto come dico io. Infatti a casa mia sempre solo fatto io pulizie, mai chiamato nessuno, a parte mia mamma, mai chiamato nessuno, mai voluto nessuno oltre a mia madre. Che poi anche mia madre, io la sgrido, quando veniva a darmi una mano dopo il cesareo, che io non riuscivo a fare nulla, ovviamente apprezzavo tantissimo, ci mancherebbe, però mi incavolavo, dicevo no, quello deve andare così, no, quello deve andare così, ma non è, aia, non è che mi incavolavo con lei, mi incavolavo perché non riuscivo, non potevo farlo io, quella era la cosa che mi dava più fastidio, lei ci mancherebbe altro, non solo mi dava una mano, poverina, io pure mi arrabbiavo, ma le mamme capiscono anche questo. Quindi sono sicura che mi ha già perdonato. Poi io sono una rompiballe, quindi figuriamoci, lei mi conosce, chi mi conosce meglio di lei. E niente ragazze, io mi sa che devo chiudere perché il nano si è stufato di stare fermo in un punto solo. Spero che il video vi abbia tenuto compagnia e vi sia stato un po' utile. Spero di non aver spaventato nessuno, ma penso sia inevitabile. Il racconto di un postparto un po' bruttino come il mio, non potevo nascondervi i dettagli, se no non aveva senso, scusate. Vieni qua, salutiamo le ragazze, vieni. Ecco qua, fai ciao ciao. Ciao a tutti, Marek. Ciao a tutti, guarda lì.
Ciao a tutti! Niente ragazzi, vi saluto, vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, spero di tenervi tanta compagnia, di avervi dato qualche piccola informazione e niente, un bacio grande, al prossimo video, ciao!